Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Bentrovati, buongiorno. Allora, comincio da lei perché naturalmente fa parte della compagine che andrà a guidare questo governo, Fratelli d'Italia. È una situazione complessa, una Giorgia Meloni molto silenziosa in questi primi giorni, con qualche frizione con Draghi sul PNRR che però è stata smentita ieri. Andrete nel segno della continuità in qualche modo? Ma guardi, io penso che andremo nel segno del buonsenso. Ritengo che sotto questo punto di vista ci sia un passaggio di consegne ordinato da Mario Draghi a Giorgia Meloni. E Giorgia Meloni, sotto questo punto di vista, penso che possa essere riconosciuto da tutti, si sta comportando molto seriamente. Nel senso che ora non andiamo a parlare di continuità, discontinuità, andiamo a parlare, secondo me, di buonsenso. Giorgia Meloni sta tenendo un profilo giustamente molto basso, sta lavorando e lo sta dicendo apertis verbis, mi pare, tutti i giorni, in seno a quelle, alle agenzie che escono, a quando insomma viene intervistata fuori dalla Camera dei Deputati. Sta lavorando a testa bassa per ottenere, e lo dicevo qualche giorno fa, non un esecutivo che duri qualche mese, ma sta lavorando per ottenere un esecutivo e un governo che duri 5 anni. Questo secondo me è molto importante, soprattutto in questo momento, in un momento in cui ci sono, come ricordava il dottor Barca prima, degli aumenti rispetto alle disuguaglianze, non soltanto nel nostro paese, rispetto al fatto che serve applicare delle misure molto importanti per quanto riguarda i nostri concittadini e le nostre aziende sul costo dell'aumento dell'energia, rispetto a problemi di occupazione, di disoccupazione, disoccupazione femminile. Quindi ecco, un governo che io eviterei di parlare di continuità, ma continuerei a parlare di buonsenso rispetto a quello che fondamentalmente di buono magari era stato fatto prima. Tutto quello che, attenzione, però lei ricorderà e lo sa meglio di me che insomma Fratelli d'Italia ha fatto quasi 10 anni di opposizione in questo paese negli ultimi anni. È altrettanto chiaro che noi abbiamo le idee, insomma, abbiamo delle idee abbastanza chiare anche rispetto a quello che questi governi hanno completamente sbagliato. Io mi occupo oramai da 10 anni alla Camera dei Deputati di lavoro pubblico e privato. Secondo me, ecco, sotto quel punto di vista, governi soprattutto di sinistra avrebbero potuto fare meglio. Ecco. E quindi in questo caso, secondo me, serve migliorare. Io parlo del mio ambito di iniziativa politica. Avrebbero potuto, rispetto a welfare, pensioni, lavoro, occupazione, disoccupazione, norme antidelocalizzazione, eccetera, eccetera, fare indubbiamente meglio. Però quando, le dico soltanto questo, io a me piace, ieri ho letto, non so se un retroscena o delle parole di Giorgia Meloni che uscendo dalla Camera dei Deputati ha detto non dormo di notte. Sì. Mi dispiace, ovviamente. Però ben venga che una persona che può andare a fare il Presidente del Consiglio dei Ministri del nostro Paese in questo momento molto difficile dica non dormo di notte, perché vuol dire che sta assumendosi una responsabilità molto importante e noi in questo momento abbiamo bisogno di responsabilità per questo Paese. Lei dorme la notte? Sì, dormo. Non lo doveva dire. No, beh, dormo nel senso, attenzione, io non è che dormo tantissimo, diciamo, dormo a sufficienza dalle 11 di sera alle 6:30, 7 del mattino. Beh. Dopodiché è chiaro che qualche volta anch'io ho qualche pensiero, ma penso come tutti, però di solito, insomma, fortunatamente non ho avuto problemi di insonnia. No, era per dire, insomma, che riguarda poi tutti no, i dirigenti, gli esponenti di Fratelli d'Italia. No, ovviamente che oggi saranno depennati in base a quante ore dormono. No. Sto scherzando. È chiaro che al netto delle battute che si possono o non si possono fare, ci mancherebbe altro. È una devo situazione dire che noi complicata. Sentiamo, devo dire che noi sentiamo una, anche perché abbiamo avuto un buon risultato, un grande risultato in seno alle elezioni politiche. Quindi certo, c'è un'aspettativa molto alta. Aspettative come sempre. Allora, sì, Francesco Olivo, che anche oggi scrive, naturalmente si occupa di centrodestra.